benvenuti nel quarto episodio del Road to Champions, la serie in cui abbiamo l'obiettivo di vincere la Champions League nel minor tempo possibile. Oggi tocca al Como di Fabregas, ma nei prossimi giorni avrete un video per ogni squadra del nostro campionato. Questo è il punteggio attuale, con il Bologna che si trova al primo posto, avendo vinto la Champions League in 4 anni e portando a casa 5 titoli in totale. Vi ricordo brevemente anche le regole da seguire: massimo 3 acquisti per ogni sessione di calciomercato, 3 bandiere, niente cambio modulo e i giocatori comprati non possono più essere sostituiti. Detto questo, non perdiamo tempo e iniziamo subito a lavorare su questo Como. Innanzitutto andiamo su gestione squadra per vedere la base di partenza, messa in campo con un 4-2-3-1 con Nico Paz trequartista e poi due esterni, Strefezza a destra e Dacuña a sinistra. Partiamo individuando le tre bandiere. La prima è sicuramente Nico Paz, giocatore straordinario con 69 di overall, ma un potenziale minimo, se non erro, di 84. La seconda bandiera potrebbe essere Perrone, che purtroppo non è del Como, ma è in prestito dal Manchester City. La regola dice però che possiamo riscattare il giocatore, bruciare quindi un acquisto dei tre, ma considerare il giocatore bandiera della squadra. Per quanto riguarda invece la terza e ultima bandiera, abbiamo questo centrocampista centrale qui in panchina molto interessante, Brownoder, 72 di overall, ci mette circa 20 settimane per diventare un CDC. Vi ricordo che non potendo cambiare modulo non possiamo cambiare appunto la sua posizione, cioè è lui che deve diventare un CDC. Potrebbe essere lui la terza bandiera, oppure occhio a Dacuña, perché è un esterno sinistro molto interessante, 23 anni, non ha un grandissimo potenziale, ma essendo sulla fascia può utilizzare il baghettino del cambio ruolo, quindi ha buone possibilità di diventare importante. Il budget di partenza è di 5 milioni, in realtà ne ho spesi già 4 perché ho messo tutti i preparatori atletici. Ho messo anche sul mercato la maggior parte dei giocatori per accumulare più soldi possibili. Quindi avanziamo e vediamo un po' le offerte che ci arrivano. Ed eccole qui, Nico Paz, cioè l'unico che non ho messo sul mercato, mi arriva l'offerta, bloccato ovviamente. Poi Curto se ne va solo a titolo definitivo. Questo CDC lo possiamo piazzare perché ha 28 anni e in quella zona abbiamo visto che siamo coperti. Vendiamo anche Sala per 2 milioni e 4 per 3 e per 2 milioni e 3 al Monza. Cutrone allo Sporting Lisbona per 6 milioni. Sì ragazzi, sì, perché mi serve un attaccante. Mi serve un attaccante forte perché già veniamo penalizzati, tra virgolette, dalla presenza di Nico Paz che parte da 69. A sinistra c'è Dacuña che, se confermato, non diventerà mai un 90. Lì davanti ho bisogno di prendere un attaccante come si deve. Quindi, con tutto il rispetto per Cutrone, quindi lo piazziamo per 6 milioni allo Sporting Lisbona. Barba lo vendiamo per 1 milione e 9 al Rayo Vallecano. Vendiamo anche Verdi al Fenerbahce per 4 milioni. Questo terzino destro lo vendiamo per 900.000 euro al Borussia Impronunciabile. E addirittura Belotti vale così tanto. Madò, 16 milioni dal Brentford. Ragazzi, io lo porto in braccio. Cioè, il Como non l'ha preso a parametro zero, oppure l'ha pagato tipo pochissimo, non lo so. Ma 18 milioni per Belotti sono tantissimi. Non arrivano più offerte e abbiamo un budget totale di 40 milioni da investire. Avendo venduto entrambi gli attaccanti, bisogna ovviamente prendere una prima punta. E voglio andare su Samu, un giocatore veramente molto interessante, che con l'ultimo upgrade, con l'ultimo aggiornamento, è stato aumentato. Era un 73, adesso è un 75. Ed è aumentato di 2 anche il potenziale minimo. Era 84, adesso è 86. Dopo l'upgrade, quindi, di questo calciatore, bisogna assolutamente acquistarlo e provarlo. 20 è la richiesta, 15 secondo la società si può chiudere. Vediamo. Provo con 15 milioni più clausola del 15%. Loro ne vogliono 19.9. Io calo un pochettino, facciamo 17.9. 19.9 siamo costretti ad accettare. Analizzando la squadretta, devo riscattare Perrone. Cavolo, mi ero completamente dimenticato. Devo riscattare Perrone, questo è il secondo acquisto. Poi devo dire una cosa molto importante sulla squadra: Perrone comunque dovrebbe costare circa 4 milioni, 4 e mezzo mi sembra di aver visto prima. È un giocatore che non parte da un overall incredibile, 71, però ha un grande potenziale. Valore, vediamo, 4.6. Trattiamo subito con il Manchester City e vediamo se riusciamo a strapparlo. Sarebbe bello magari mettere come contropartita qualcuno, come ad esempio Mazzitelli, che non rientra nei nostri piani. Mazzitelli al Manchester
Manchester City. Vediamo. No, purtroppo no. 3.4 però mi sembra una buona cifra, quindi possiamo accettare. Come terzo e ultimo acquisto voglio andare su Ato, che attualmente milita nel Benfica. È stato appena acquistato. Abbiamo circa 16 milioni se non erro. Forse ce la facciamo a pelo. Purtroppo ho messo sul mercato una marea di giocatori che non sono riuscito a vendere, e infatti mi trovo un po' in difficoltà. Ho tanti difensori centrali, Dossena è confermato, però non sono riuscito a piazzare neanche uno tra questi qui. E sono tanti milioni, se messi insieme 2, 4 sono 5 milioni. E cavolo, sono tanti per noi. Metto comunque questa contropartita, 10 milioni più clausola del 15%. Che cosa ci dicono? 11.9. Sì, affare fatto, grazie. E a questo punto direi che ci siamo, signori. Questa è la squadretta, questo è il primo Como. 2 settimane Ato e cambia posizione, ne mancano 12 se non erro per Braunoder e diventa un CDC. Anche Strepezza ha cambiato posizione da AD, è diventato un esterno destro. Per il resto la squadra mi piace veramente tanto. Ovviamente non siamo competitivi per ottenere qualcosa di importante fin da subito, ma sono fiducioso perché abbiamo messo le basi, ecco, per un grande futuro. Non ci resta a questo punto che simulare tutta la prima stagione. Ci vediamo direttamente a maggio. Io ovviamente mi fermo prima per cambiare tutte le posizioni. È terminata proprio in questo istante la prima stagione, nelle ultime 4, 2 vittorie e 2 sconfitte. Andiamo subito a vedere la classifica, perché siamo arrivati ottavi con 52 punti. Mica male, tanta roba, Sono contento perché secondo me la squadra non è ancora da Europa League. Noi ci siamo andati vicini. Guardiamo subito la squadra per vedere un po' come sono cresciuti. Samu è diventato un 79, molto bene. Nico Pazza 75, Dacunia 78, Strepezza 77. Io adesso però mi devo arrabbiare. Cioè, volevo farvi vedere una cosa, però ho detto vabbè dai, non fa niente, sarà un baghettino. Perrone ha il punto esclamativo. Lui è un centrocampista centrale, quindi in teoria in 2 settimane dovrebbe diventare anche un CDC. Voi non lo vedete perché c'è la webcam, però come secondo ruolo ha anche quello del CDC. Ve lo faccio vedere da qui. Eccolo qui, lo vedete? Sì. Praticamente io che cosa ho fatto prima di simulare? Sono andato nel suo piano di crescita, cambio ruolo e non c'è il CDC, vedete? Cioè, no, non può diventare un CDC. Com'è possibile? Non ha senso questa cosa. Cioè, perché non può diventare un CDC? E qualcuno dirà, vabbè, Giuse, non può diventarlo perché ce lo sa fare. Ok, ma poi c'è il punto esclamativo. Cioè, non ha senso questa cosa, raga. C'è solo il trequartista che ovviamente non ci interessa. Non c'è il CDC come posizione. Sta giocando almeno? Vediamo se sta giocando. Sì, direi di sì. Sta giocando 40 partite, 4 gol e 7 assist. Quindi, raga, mi sa che dobbiamo tenercelo col punto esclamativo per tutta la chat. Cioè non so che altro dire. Capocannoniere comunque Samu, che fa 19 gol. Strefezza, grande Strefezza, 11-8. Dacunia molto bene anche lui, 10-6. 8-4 per Nico Pazza. Bene ragazzi, molto bene. Terminata quindi qui la prima stagione, simuliamo l'ultimo mese, iniziamo la seconda. Speriamo di avere un grande budget così da fare un unico grande acquisto. Iniziata la seconda stagione della challenge con un budget a disposizione di 19 milioni. È molto poco, è veramente poco. Andiamo subito nella barrosa perché devo rinnovare tutti i giocatori che hanno il contratto in scadenza, tra cui Sergi Roberto a destra, che effettivamente si potrebbe cambiare perché Sergi Roberto ha un valore di 9,5 milioni. L'ho messo sul mercato. Moreno a sinistra ha un anno in meno rispetto a Sergi Roberto, quindi si può confermare. Non abbiamo i soldi per cambiarli entrambi, quindi vendiamo Sergi Roberto per circa 10 milioni e poi prendiamo un terzino con i 30 milioni circa che abbiamo a disposizione. Devo però rinnovare da Cugna, che è il contratto in scadenza, e devo rinnovare anche Alberto Moreno, che quindi verrà confermato almeno per una stagione. Brutte notizie, bruttissime notizie, perché purtroppo non riusciamo a piazzare il nostro terzino destro, Sergi Roberto. Non so per quale motivo, ma non arrivano offerte, quindi bisogna metterlo come contropartita. L'ideale sarebbe prendere Bradley, che attualmente gioca nel Leganés. Come cavolo c'è finito qui che giocava nel Liverpool questo? Mettiamo come contropartita a questo punto Sergi Roberto, che vale anche di più. Com'è possibile che vale di più? Hanno lo stesso overall, però Sergi Roberto ha un anno in più, no, hanno anche la stessa età, quindi Alberto Moreno ha fatto gli anni. Vabbè, comunque chi se ne frega, lo mettiamo come contropartita. Vicino ci metto la bellezza di 16 milioni perché devo chiudere a tutti i costi. Vediamo se accetta. 30 milioni, non ce la faccio. Allora a questo punto se metto Alberto Moreno come contropartita, più 15% di clausola, affare fatto. Boh, va bene così, dai, alla fine bisognava cambiarne uno dei due, abbiamo cambiato l'altro. Ed ecco svelato il motivo, Sergi Roberto si vuole ritirare. Incredibile, cioè praticamente
praticamente ha preso questa decisione il giorno dopo averlo messo sul mercato. Vabbè, peccato, perché poteva farci guadagnare tanto, cioè 7 milioni che per noi sono tanti, però purtroppo niente. L'anno prossimo sappiamo quindi già che dobbiamo prendere un terzino sinistro senza incassare neanche un euro. Ho aggiornato anche tutti i piani di crescita e quindi direi che ci siamo, signori. Questa è la squadretta per affrontare la seconda stagione della challenge. Devo dire che sono veramente molto fiducioso, perché i giocatori stanno crescendo, la prima stagione comunque è stata positiva, quindi sono fiducioso. Non abbiamo nessuna competizione europea e allora, signori, skippiamo fino a maggio, fino al 30. È terminata la seconda stagione della challenge con due pareggi consecutivi, Cagliari e Palermo. Tra l'altro, simulando, ho visto che abbiamo giocato anche la Conference League. Adesso vi faccio vedere tutto, prima però classifica. La cosa più importante, siamo arrivati quinti con 67 punti. Lo scudetto lo vince il Napoli a pari punti con l'Inter, ma a noi importa solo del Como. Siamo quindi in Europa League e sono passate solo due stagioni. Stiamo andando veramente bene. Per quanto riguarda invece la Conference League, se non erro, siamo stati eliminati ai quarti. Ecco qui con il Lille, perdendo 3-2. Andiamo però subito a vedere la nostra squadretta. Sono curioso di vedere le crescite con Samu 83, che è nervoso, quel punto esclamativo, mamma mia, di Perrone, io non ce la faccio, ragazzi. Cioè, comunque sta giocando, è a 100 di lucidità, a 100 di forma fisica, quindi comunque sta giocando. Però è orribile vedere quel punto esclamativo e anche il meno 2. Da Cugna comunque 80, Nico Pazzo 83, che crescita incredibile. Molto bene anche Ato, addirittura 89. Bradley sta crescendo così come Audero. L'anno prossimo perdiamo Sergi Roberto, quindi mi sa che ci tocca fare un grande colpo a sinistra. Non penso di avere il budget per prendere due grandi giocatori, perché vi ricordo che una volta che ne prendiamo uno, poi non possiamo più sostituirlo. Quindi se abbiamo 60 milioni, non ci conviene fare 30 per un terzino e 30 per un difensore centrale. Ci conviene spendere 60 milioni solo per un terzino, così almeno sappiamo che abbiamo preso un fenomeno. Tra l'altro, vi faccio vedere una cosa. Io in panchina c'ho Fadera. Fadera è un esterno molto interessante, banchettino del cambio ruolo dal primo minuto di questo video. È un 78, strefezza, a 29 anni. Secondo me questo Fadera potrebbe giocare a destra al posto di strefezza, e la cessione di strefezza potrebbe farci guadagnare qualche milioncino importante. Vediamo quanto vale strefezza, per curiosità. 79, io vedo 17 milioni. Ragazzi, io lo metto subito sul mercato. E a destra invece confermiamo il nostro Fadera, promuoviamo anzi il nostro Fadera. L'ho messo esterno destro, di nuovo baghettino del cambio ruolo. Già che ci siamo, guardiamo rapidamente le statistiche. Samu fa 24 gol, 18 gol per Nico Paz. Che giocatore incredibile. 9-8 per strefezza, 9-2 per Cunha, 8-7 per Perrone, che sta giocando, come potete vedere dalle partite, 52. Molto bene anche Bradley. Strefezza da Roma per 17 milioni. È arrivata l'offerta e lo cediamo. È iniziata la terza stagione con un budget totale di 65 milioni. E allora, signori, ci possiamo divertire. Ci serve per forza di cose un terzino sinistro, e sto valutando un terzino che non prendiamo mai in considerazione, invece è molto forte. Andrea Cambiaso, 81 di overall, 21 di valore. E forse state a vedere che grazie al sacrificio di strefezza riusciamo anche a prendere un difensore centrale, perché tra l'altro Cambiaso ha anche il contratto in scadenza, quindi si può prendere secondo la società intorno ai 24 milioni. 24 è impossibile, però 27-28 secondo me sì. Già che ci sono, metto come contropartita De Sena. Ci metto la bellezza di 12 milioni vicino per arrivare a 27. Vediamo che cosa ci dicono, che ne vogliono 32.4, non sono interessati al nostro De Sena. Allora provo con 30 milioni, senza clausola, senza nulla, 31.2, a fare fatto. A questo punto, allora, facciamo così. Facciamo prima tutti i rinnovi, perché non voglio restare scoperto in qualche zona del campo. Facciamo tutti i rinnovi e valutiamo se prendere un difensore centrale più forte. Non voglio rischiare, perché come ho detto prima, poi non possiamo più cambiarlo. Cambiaso cresce, sono sicuro, ha un buon potenziale, ma poi sulla sinistra o sulla destra può utilizzare il baghettino del cambio ruolo. Di conseguenza, anche se non cresce, cresce per forza col baghettino. Invece il ruolo del difensore centrale è molto molto delicato. Visto che non siamo neanche in Champions, ci conviene magari aspettare una stagione, accumulare budget e poi magari fare un colpo da 70-80 milioni in quella zona lì. Ho rinnovato tutti i contratti e come potete vedere siamo rimasti senza budget, solo 9 milioni. A questo punto direi che possiamo simulare questa terza stagione, la prima in Europa League, mettendo ovviamente a sinistra non Fadera, perché mi hanno praticamente smantellato la squadra. Allora, Cambiaso a destra, ho messo Bradley terzino sinistro e poi sì, va bene così, con Fadera a destra, 78, sono curioso di vedere quanto cresce. E cresce
piaciuto tantissimo senza giocare, adesso me lo aspetto almeno ad 82-83. Vediamo se ci prendo. Non ci resta a questo punto che simulare tutta la stagione. È vero che abbiamo l'Europa League, quindi potremmo fare un recap fino a gennaio, però secondo me non ha senso. Il focus di questo video, di questa serie, è vincere la Champions League. Già sono video che stanno durando tantissimo, perché con squadre deboli abbiamo bisogno di 6, 7, 8 stagioni, quindi non ha senso fare anche il recap fino a gennaio. Tiriamo dritto. Terminata in questo istante la terza stagione, nelle ultime 4 partite, 3 vittorie e un pareggio, 1-1 contro il Torino. Ok, allora, prima di tutto andiamo a vedere la classifica. Siamo arrivati terzi con 76 punti, a pari punti con la seconda. Vince lo scudetto la Roma, noi siamo in Champions League. Stiamo facendo veramente un cammino incredibile. Solo 3 anni per raggiungere la Champions League con il Como. Già che ci siamo, piccolo recapino anche dell'Europa League, perché io non ho visto nulla. Non mi trovo. Ragazzi, non sono in Europa League. Non ci credo, ragazzi. Ero in Champions. No, vabbè, ma è assurdo. Ero in Champions. Quarto posto con 17 punti. Abbiamo battuto il Manchester United agli ottavi 4-1. Ragazzi, ma com'è possibile? Non ho visto niente. Quarti di finale abbiamo perso 4-2 contro il Lipsia. Ma com'è possibile? Non siamo rientrati tra le prime 4, ma siamo andati in Champions League. Devo stare assolutamente più attento, perché a quanto pare, in base a quello che accade in Champions League, perché magari, che ne so, la Champions la vince il Milan, l'Europa League la vince la Fiorentina, la Conference League la vince il Modena, e quindi magari ci sono tante squadre italiane in Champions League. Va bene, dai, devo stare più attento. Però abbiamo fatto veramente un grande cammino, terzo posto e quarti di finale di Champions League. Per quanto riguarda l'Hub Rosa, statistiche, il capocannoniere è Samu, che diventa un 88 e fa 38 gol. Nico Paz, 88, 16 gol. Da Cugna, 81. Perrone, 85. No, Fadera, mi hai deluso. Dai, Fadera. Niente, bisogna cambiare sta pippa allora. È solo un 79, mi hai veramente deluso. Abbiamo anche sacrificato Strefezza per farti giocare titolare. Per quanto riguarda le tre bandiere, ci siamo, perché c'è Nico Paz, c'è Perrone, c'è Braunoder qui 83, c'è anche Audero, che ha 30 anni, però è un 84, quindi zitto, sta andando avanti. Bisogna l'anno prossimo, per forza di cose, prendere un esterno destro. Però sono contento. Tanta roba, ragazzi, siamo ancora a 0 titoli. Però tanta roba questo Como. Sono passate solo 3 stagioni, eppure abbiamo già fatto tanto, tantissimo, con i quarti di Champions e un terzo posto in campionato. Iniziata in questo istante la quarta stagione della Challenge, con un budget a disposizione di 88 milioni. Mamma mia. Voglio provare il colpaccio prendendo Sule, che gioca ancora alla Roma. Non si sa, vediamo, gioca ancora alla Roma. È un 82 con un valore di 48 milioni. A questo punto, signori, mi sa che prendiamo anche il difensore centrale. Perché sì, potremmo prendere qualcuno più forte di Sule, però è giovane, baghettino del cambio ruolo, e soprattutto abbiamo bisogno anche di un difensore centrale. Pensate che ha un potenziale minimo addirittura di 88. Trattiamo quindi subito con la Roma. Ha un valore di mercato di 48, se ho visto bene. Mettiamo come contropartita il nostro esterno, che ne vale 22, e vicino ne metto la bellezza di 30 per arrivare più o meno ai 52. Metto anche una clausola sulla rivendita del 25% e la Roma accetta. Per quanto riguarda invece il difensore centrale, voglio prendere Riccardo Calafiori dall'Arsenal. La richiesta è di 44, si può chiudere intorno ai 33. Mettiamo come contropartita il nostro difensore centrale, che vale 18 milioni. Vicino ci metto la bellezza di 25 più una clausola del 15%. Vediamo che cosa ci dice Arteta, che l'affare si fa. Li abbiamo forse leggermente strapagati, però va bene così, non fa niente. Restiamo con 32 milioni. Ma vi ricordo che dobbiamo ancora rinnovare tutti i contratti dei giocatori in scadenza, più lo stipendio di Calafiori, che è molto importante. Sono 100.000 e lui accetta. Tutti i rinnovi sono stati effettuati e siamo rimasti con 4 milioni. Quindi siamo stati bravi a suddividere in maniera corretta il budget. Prima di simulare per la quarta volta, vediamo un po' come è messa la squadra. Perché Calafiori ovviamente è titolare, così come Sule. Adesso, facendo un breve calcolo, possiamo cambiare soltanto Audero, oppure confermare Audero e cambiare da Cunha,
che non sta crescendo. In questo momento però abbiamo anche Brownoder come bandiera. Di sicuro Perrone e Nicopaz sono due bandiere. La terza vediamo, uno tra Audero, Brownoder e Dacunia. C'è margine però di miglioramento ed è per questo motivo che sono ancora più contento di quello che stiamo facendo. Simuliamo questa volta non fino a giugno, non fino a maggio, ma fino a febbraio, così facciamo il recappino e vediamo dove siamo arrivati in Champions League. Siamo arrivati al 1 febbraio, vediamo se a marzo c'è qualcosa. Non c'è nulla, neanche a fine febbraio. Questo vuol dire, signori, che siamo già agli ottavi, oppure abbiamo fatto vomitare, una delle due cose. Andiamo innanzitutto a vedere la classifica del campionato, perché siamo sesti. Mamma mia ragazzi, sesti però a pari punti con il Bologna e la Roma. Quindi siamo tutte lì ragazzi, siamo tutte lì. È come se fossimo quarti in questo momento. È fondamentale riconfermare la Champions, altrimenti siamo rovinati. Terzi ragazzi, terzi, di nuovo terzi nella prima fase della Champions League. Quindi skippiamo i playoff e andiamo direttamente agli ottavi. È fondamentale però il campionato ragazzi, fondamentale. Simuliamo fino al 29, fino al primo marzo, perché è proprio lì a ridosso del primo marzo che dovrebbe giocarsi la partita di andata. Sfortunatissimi, sfortunatissimi in Champions League, perché becchiamo il PSG. Mamma mia ragazzi, passare come terzi e beccare il PSG è veramente una vergogna. 3-1 secco al Parco dei Principi. Cavolo, peccato ragazzi, peccato. Ci vuole anche un po' di fortuna, ci vuole un sorteggio amico e non nemico come in questo caso. Il totale è 7-2. Mamma mia ragazzi, che umiliazione. Io mi fermo un secondo perché voglio vedere la classifica. Siamo quinti. Ragazzi, è fondamentale in queste ultime giornate riprenderci la Champions League, altrimenti è un disastro. Tra l'altro avevamo anche la Supercoppa e abbiamo perso in semifinale 2-0 contro il Milan. Quindi siamo ancora una volta a zero titoli. Non ci resta a questo punto che skippare fino a maggio. Siamo anche in semifinale di Coppa Italia contro il Napoli. Vediamo se almeno riusciamo a vincere la Coppa Italia. Ma ripeto, fondamentale la qualificazione alla Champions League. Altri punti persi, 3-3 con il Lecce. Ragazzi, la vedo male, la vedo veramente male. Allora, non so che cosa sia successo, ma abbiamo chiuso il campionato con 2 sconfitte e un pareggio 2-2 con il Milan. Mi sa che con questi 3 risultati ci siamo giocati la qualificazione alla Champions League. Sesti con 64 punti. E questa è una stagione veramente, veramente brutta. Per la prima volta non sono contento, per la prima volta sono deluso dai miei calciatori, perché una squadra così forte non è cresciuto Calafiori. Come ha fatto a non crescere? Era 82 giusto quando l'abbiamo preso. Come ha fatto a non crescere? Si è fatto male forse? Si è fatto male e retro... sì, questa è l'unica cosa che mi viene in mente. Statistiche, presenze, no, non si è fatto male, ha giocato. Come ha fatto a non crescere, ragazzi? Incredibile. Gli altri invece molto bene. 28 gol Samu, 24 gol Nicopaz, 23 gol Sule, quindi acquisto azzeccatissimo. Perrone 11-10, quindi non è neanche il problema della posizione sbagliata di Perrone, perché sta giocando tutte le partite e sta anche facendo benissimo. Doppia cifra, gol e assist. Quindi qual è il problema? Non lo so. E Calafiori non si può più cambiare, quindi bisogna continuare così. A questo punto mi viene da dire, cambiamo da Cunha nella prossima stagione, però ha fatto gli 84 adesso, quindi chi cavolo vado a cambiare? Brownoder, cambio lui allora, che ha 26 anni, da Cunha 26 anche lui. Si cambia allora Brownoder. E da Cunha con questa stagione si è praticamente guadagnato la riconferma, è cresciuto e ha fatto bene. Vediamo dai, 0 titoli ancora comunque, abbiamo perso anche la semifinale con Napoli, 0 titoli, incredibile. Perché comunque il percorso c'è stato. Cioè abbiamo fatto tanta roba buona, ma non siamo riusciti a concretizzare nulla. E questo è un peccato. Quinta stagione della challenge iniziata con un budget di 98 milioni. Molto bene, allora ci possiamo divertire. Voglio prendere un grandissimo centrocampista centrale. Dopo ore di ricerca ho individuato 2 CDC veramente molto interessanti. L'obiettivo numero 1 è Caicedo, che ha 1 anno in meno di Ugarte e anche 1 in più di valutazione.
Non so però se riusciamo a prenderlo, perché la richiesta è di 100 milioni, si chiude intorno ai 75, cioè in realtà dovremmo farcela. Però mi servirebbe anche qualcosa per rinnovare come al solito tutti i contratti. Metto come contropartita, ovviamente non Perrone, ho sbagliato, metto questo centrocampista qui come contropartita, vicino ci metto la bellezza di 60 milioni più una clausola del 25%, vediamo se accettano 100 milioni senza contropartita. 90 milioni, poi vendiamo separatamente il CDC, 100 milioni, 95 milioni, affare fatto, molto bene, quindi lo chiudiamo così e poi vendiamo separatamente l'altro CDC per avere i soldi per fare tutti i rinnovi. La squadretta quindi è pronta per affrontare la sua quinta stagione, da notare anche Cambiaso 88, mamma mia che crescita incredibile. Sono veramente molto contento della formazione che abbiamo costruito, però bisogna portare a casa adesso qualcosa di importante. Voglio vedere insieme a voi una cosa, perché non è che c'è tipo la Champions League, controlliamo, Raggiungi la finale di Europa League come obiettivo. Ok, quindi così siamo sicuri, controlliamo sempre, siamo sicuri di non avere una Champions sbucata a caso. Visto che abbiamo solo Europa League, io direi che possiamo skippare tutta la stagione e ci vediamo direttamente a maggio. Terminata la quinta stagione con 3 vittorie consecutive, Juve, Napoli e Salernitana. Prevedo un grande risultato. Classifica primi con 92 punti e quindi finalmente primo titolo portato a casa. Niente da fare invece per quanto riguarda l'Europa League, siamo stati eliminati ai quarti, vabbè chi se ne frega. Andiamo subito a vedere la squadretta giusto per capire dove migliorare. Io, signori, mamma mia, Ato 94, Samu 93, Paz 92, Sule 91, mamma mia, Calafiori mi ha deluso comunque, eh. È strano che non riesce a migliorare, veramente strano. Comunque, io direi a questo punto di cambiare da Cunha, perché ha 27 anni e un 85, secondo me ci sta a prendere un esterno sinistro più forte. Le tre bandiere quindi saranno Perrone, Audero e Nico Paz. Statistiche: 43 gol per Samu, mamma mia ragazzi che attaccante, 26 gol per Sule, abbiamo fatto benissimo a prenderlo, 20 gol per Nico Paz, 18 gol per Da Cunha. Lo so, ha fatto bene, però chi devo cambiare? Calafiori non lo posso cambiare, altrimenti avrei cambiato lui. Niente, bisogna cambiare Da Cunha prendendo un grande esterno sinistro. Spero di avere almeno 100-110 milioni da investire, così da prendere davvero un top player capace di farci vincere la Champions League. Iniziata la sesta stagione di questa challenge con un budget a disposizione di 121 milioni, più la possibilità di mettere ovviamente il nostro Da Cunha come contropartita. Ho messo nell'ammercato 3 giocatori. Io direi di scartare Baena perché vale poco ed è più debole rispetto agli altri. Con i soldi che abbiamo possiamo esagerare. Abbiamo Garnacho che gioca nel West Ham e Jeremy Pino anche lui nel West Ham. Cioè incredibile, tutti i West Ham se li ha presi gli esterni. Tra i due io direi di andare su Garnacho perché è quello che ha un'età minore, di conseguenza ha più margine di miglioramento. Trattiamo quindi subito con il West Ham, la richiesta è di 96, ma 96 sono pochissimi, ne servono molti di più. Mettiamo Da Cunha come contropartita e vicino ci metto la bellezza di 60 milioni. Resto con 67, però devo fare sempre tutti i rinnovi e sempre il solito discorso che faccio sempre. Che cosa ci dicono? Che l'affare si fa. A questo punto direi che siamo pronti per simulare la nostra sesta stagione. Io ripeto, sono soddisfatto, l'unica cosa negativa è la mancata crescita di Calafiori che mi ha deluso. Poi per il resto la squadra è uno spettacolo. Siamo ovviamente in Champions League avendo vinto il campionato e allora simuliamo fino al 1 febbraio 2000, che anno è? 2030. Simuliamo fino al 2030 e vediamo un po' che viene fuori. Siamo arrivati a febbraio e non c'è nulla, né a fine mese né all'inizio del mese di marzo. Questo vuol dire che siamo rientrati di nuovo in top 8. Andiamo a controllare per sicurezza. Siamo anche primi in campionato con 55 punti. A noi però interessa la Champions League. Settimi a pelo, settimi con 16 punti, quindi skippiamo i playoff e siamo agli ottavi. Siamo stati come al solito sfortunatissimi perché agli ottavi becchiamo il Real Madrid. Non ci credo. Siamo arrivati al giorno della partita al Bernabeu ed è 1-1 al Bernabeu. Il nostro futuro quindi verrà deciso in casa davanti ai nostri tifosi ed è 2-1 e quindi battiamo il Real Madrid e siamo ai quarti. Mi fermo perché ai quarti becchiamo, non ce ne frega niente dell'Hellas Verona. Fermiamoci. Ai quarti becchiamo il Monaco. Ok,
Non dico niente. L'andata la giocheremo in casa davanti ai nostri tifosi. E finisce 3-2. Ok, va bene. Siamo avanti di uno. Stiamo volando anche in campionato, eh. Mi sa che siamo primi. 1-1 con il Milan a San Siro. Mi sa che siamo primi anche di tanto. Adesso però non ci interessa. Monaco, Como e 5-4. Questo vuol dire che siamo in semifinale. Io mi fermo e c'è il Liverpool. Se non erro dovremmo essere anche in finale di Coppa Italia, eh. Non lo so. Comunque, Liverpool-Como ad Anfield è 2-0 secco. 2-0 secco. Lezione di calcio ad Anfield. Occhio alla partita di ritorno, perché non è ancora finita. Il totale è 4-1. È finita. Adesso sì che è finita. Siamo in finale quindi di Champions League, finale anche di Coppa Italia. La finalissima è col City di Pep. Como Manchester City, la finale dei sogni. Occhio anche alla finale di Coppa Italia, molto importante per vincere un titolo in più. 2-1, molto bene, quindi Coppa Italia portata a casa. Abbiamo giocato anche la Supercoppa Italiana, se non erro, in questa stagione. Dopo controllo. Ora focus sulla Champions, ci stiamo arrivando. Guardiamo un attimo com'è messa la squadra prima di giocare. E beh, messa discretamente bene. 87 per Calafiori, bravissimo. Dai, è cresciuto un po'. Però è uno spettacolo questa squadra, Cioè, in ogni video di questa serie stiamo sempre riuscendo a costruire delle squadre veramente bellissime. Cioè, anche questa, stupenda. Ora però è giunto il momento di portare a casa la Champions League. Altrimenti è tutto inutile. Manchester City Como, senza giocatori in panchina, finisce 5-4 ai rigori. 5-4 ai rigori. 5-4 ai rigori. Con Leao al Manchester City che sbaglia il rigore decisivo, così come il rigore sbagliato da Guardiolini. Mamma mia, signori, che vittoria, che percorso in 6 stagioni Champions League con il Como. Quindi, recapino, quest'anno abbiamo vinto il campionato, abbiamo vinto anche la Supercoppa. Sì, abbiamo vinto anche la Supercoppa, quindi sono 2. Abbiamo vinto anche la Coppa Italia col Torino 2-1 e abbiamo vinto anche la Champions League, quindi 4 titoli portati a casa. Guardiamo anche le statistiche: 39 gol per Sulé, 29 gol per Garnacho, 24 gol per Samu. Samu, l'unica stagione in che ha fatto male Samu, abbiamo vinto la Champions, quindi era colpa di Samu allora. Grande però Sulé, acquisto azzeccatissimo, così come Garnacho. Bene, adesso però manca la finale di Supercoppa Europea, quindi avanziamo e andiamo a giocarla. E questa partita sarà contro il Villarreal. Vi dico solo che questa partita è fondamentale per la classifica. Prima la giochiamo e poi vi faccio vedere tutto. Andiamo al risultato. Como Villarreal e vittoria ancora ai rigori. 3-2. Altro titolo e Supercoppa Europea portata a casa. Come potete vedere dalla grafichina, abbiamo un punteggio identico. Quello del Cagliari e quello del Como. 6 anni e 6 titoli per entrambi. In questo caso, a parità di titoli, chi va avanti? Ve lo spiego subito. Ho deciso in questa serie di prendere in considerazione il valore iniziale del club. Il Cagliari ha 85 milioni come valore. Il Como ne ha 50. Questo che vuol dire? Il valore dei calciatori, il valore del club, è la somma dei valori dei giocatori. Questo vuol dire che il Cagliari, sulla carta, intendo sulla carta, sul gioco, è leggermente più forte del Como, perché ha un valore del club maggiore. Per questo motivo il Como è partito leggermente indietro e quindi, avendo pareggiato il risultato del Cagliari, io metto avanti il Como perché aveva una base di partenza inferiore. Di conseguenza, classifica aggiornata, il Como si porta a casa il terzo posto momentaneo. Secondo me questa regola è giusta, perché effettivamente se il Manchester City, ad esempio, che non c'è, però se la Juventus vince al secondo anno e la Fiorentina vince la Champions al secondo anno, a parità di titoli, chi mettiamo avanti? La Fiorentina, no? Perché ha avuto una base di partenza inferiore. Secondo me ci sta come ragionamento e come regola. Aspetto la vostra qui sotto nei commenti. Io vi saluto e vi ringrazio. Qui dal Como è tutto. Bella!